Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parliamo di prodotti top low cost, prodotti validi e che costano poco. Purtroppo noto online che c'è sempre un po' questa sorta di giustificazione e di, diciamo, scusa verso il low cost, del dire ok, l'hai pagato 5 euro, cosa ti aspetti? L'hai pagato 10 euro, cosa ti aspetti? Non è una filosofia, è un modo di pensare che apprezzo, perché poi una persona si magari ritrova una makeup collection con 10-15 prodotti perché il price point era basso, ma si ritrova con una makeup collection che non ama al 100%. La mia filosofia è less is more, e anche per quanto riguarda la makeup collection, una makeup collection curata con prodotti validi che siano low cost high cost fa sempre la differenza. Quindi tutti questi prodotti che vi mostrerò hanno passato i miei test, e sapete che sono brutale nei test, che sia low cost o high end, quindi che siano prodotti economici o che siano prodotti costosi, tutti i prodotti vengono sottoposti a degli stress test, e se superano questi stress test e se mi piacciono, mi sento di venire a fare un video e consigliarveli. Quindi questi prodotti non solo sono validi, ma sono anche economici. Quindi cosa vogliamo di più? Senza perdere in chiacchiere, iniziamo. Iniziamo con un prodotto skincare e vi voglio parlare di queste maschere in casa Yepoda. A parte il packaging stupendo, si abbina anche al mio backdrop e al mio outfit di oggi, così un po' pastelloso nella speranza che la primavera arrivi. Sto parlando delle maschere in tessuto. Yepoda ha tre tipologie di maschere. Le mie preferite però sono la The Recovery Moment e la The Timeless Moment. La Recovery Moment è una maschera idratante con all'interno la niacinamide, la calendula, che va proprio a idratare la pelle, a dare quel boost di idratazione, ma anche a calmare la pelle. Quindi, se magari avete avuto uno sfogo, se magari vedete che la vostra pelle è un po' più reattiva rispetto al solito, questa maschera può esservi utile. E l'altra che mi è piaciuta tantissimo è The Timeless Moment, e questa qui invece ha all'interno un cocktail di peptidi. Se avete visto il video che ho fatto qualche settimana fa su Drunk Elephant, se non l'avete visto ve lo metto sulle schede qui, ma vi ho parlato dei peptidi e del potere dei peptidi e di quanto siano importanti in una skincare anti-età. Queste maschere mi hanno stupito veramente tanto. È difficile che una maschera in tessuto mi faccia dire wow. Allora, queste maschere sono imbevute di tantissimo siero, quindi mi raccomando di fare attenzione quando le applicate, di utilizzare una maglietta che non vi piaccia, di utilizzare, di stare sopra il lavandino, perché la maschera è imbevuta di siero. Ma io ho notato che ogni volta che utilizzo questa maschera e poi vado a fare il mio make-up, cioè il fondotinta non solo mi si stende in maniera pazzesca, ma mi dura anche tutto il giorno, la pelle ce la vedo proprio bella luminosa. Quindi queste maschere sono diventate le mie maschere preferite per una skin prep per il make-up. Perché posso farlo? Perché non costano tantissimo, quindi hanno un price point secondo me super abbordabile. Se inoltre Yepoda facesse queste maschere con questi ingredienti e creasse un siero, molto probabilmente lo comprerei, perché rende la pelle super luminosa. Vi devo troppo far vedere una clip, vi metto qui, di io che ho fatto la maschera e poi subito dopo, quando ho applicato il fondotinta, cioè sembra che il fondotinta abbia questo effetto glass skin, ed è proprio grazie a queste maschere. Quindi ho notato che ogni volta che voglio il make-up super bello, se ho un evento speciale, se voglio essere più carina quel giorno, se noto che la mia pelle è spenta, faccio prima queste maschere. Inoltre, la mattina, quando faccio questa maschera, se so che voglio fare questa maschera e poi truccarmi, non faccio neanche il resto della skincare, quindi applico questa maschera, mi lavo il viso, applico la maschera, la lascio agire 15-20 minuti, la faccio assorbire, metto la crema solare e poi passo il trucco. Devo dire che queste maschere mi sono piaciute tanto. Queste maschere sono già abbordabili, ma volevo farvi sapere che ho anche un codice sconto con il brand di Yepoda, che è il Mondo di Franci, che vi dà il 30% di sconto su tutto il sito Yepoda. Sono sicura che queste maschere vi stupiranno anche a voi. Poi, altro prodotto low cost top, parliamo di un lip gloss. Questo qui è un lip gloss della Essence, si chiama Extreme Shine Volume Lip Gloss. Non sono d'accordo sul fatto che sia volume, ovvero non sono quei lip gloss che danno un volume pazzesco, ma se vi piace,
Le labbra riflette anche e soprattutto con glitterini dorati, questo lip gloss è pazzesco. Dicono che sia un dupe di un lip gloss della Dior, che ovviamente costa boh, 20 volte di più rispetto a questo della Essence. Non ho quello della Dior, quindi non saprei dirvi, ma se volete lo posso prendere e vi posso far sapere. Ma se vi piace appunto l'effetto doratino sulle labbra, questo lip gloss è pazzesco. Sempre nello stesso, diciamo, stile, un altro lip gloss, sempre low cost, è sempre della Kiko. Questo qui è il 3D Hydra, anche qui lip gloss super glitterato. La differenza tra questi due è semplicemente la tonalità. Questo qui è un po' più chiaro, doratino, mentre questo qui più malva. Ma sono tutti e due da una texture riflettente e glitterata. Se invece non vi piace l'effetto, diciamo, glitter sulle labbra, ma volete solo delle labbra, diciamo, specchiate, glossate, ma senza tantissimi glitterini, stile un po' Fenty Gloss Bomb, assolutamente preferito da anni il gloss della Maybelline. Tra parentesi, gloss della Maybelline, il mio preferito è nella tonalità 003 Moon, quello della Kiko è nella tonalità 17, mentre questo qui della Essence è nella tonalità 08 Gold Dust, che tra parentesi è il nome perfetto per questo lip gloss perché sembra proprio di mettersi una polvere dorata sulle labbra. Pazzeschi tutti e tre, e in generale i lip gloss, a meno che un lip gloss non abbia un colore particolare e a volte l'high-end, secondo me ha senso perché ci sono dei lip gloss, ad esempio il mio lip gloss preferito di Hourglass che ho qui, è un colore talmente particolare che nel low cost non sono ancora riuscita a trovare, quindi vale per quello, ma a meno che voi non stiate andando a cercare un colore particolare, sui colori che sono abbastanza basici, se così possiamo dire, quindi colori che si possono creare facilmente, il low cost è sempre la soluzione migliore e questi sono in assoluto i miei preferiti. Poi, prodotto preferito che anche qui, se non avete provato, ve lo consiglio. Ormai questo qui che penso di consigliarlo da 2 anni il mio, anche in condizioni super sporche, perché quando viaggio lo porto sempre con me. Questo qui è il Revlon Photo Ready Prime Plus Perfecting and Smoothing. Allora, per chi è questo primer e a chi lo consiglio? Se voi volete un primer idratante, ma non troppo. Se volete un primer che vada a riempire i pori, ma anche qui non troppo, senza che vi vada completamente a creare questo effetto totalmente piatto, ma che comunque lasci un po' di idratazione, che vada a riempire i pori leggermente, questo è il primer che penso possa fare per voi. Infatti, secondo me questo qui è il classico primer che può andare bene un po' per tutti, ma soprattutto è un primer che va benissimo anche per una pelle matura, perché avendo questa formulazione che si va a levigare la pelle, quindi magari va a riempire un pochino le rughette, ma non è completamente secco, non è una pasta, ma è proprio un gel idratante, è perfetto per anche una pelle non più giovanissima. Tra parentesi, questo primer ha anche all'interno vitamina B5 e acido ialuronico, quindi ha degli ottimi ingredienti all'interno, quindi non solo ha degli ottimi ingredienti idratanti, ma anche ha un'azione levigante, quindi nel low cost questo è in assoluto forse il mio primer preferito ed è assoluto uno dei miei prodotti preferiti della linea Revlon, che mi sento assolutamente di consigliare. Sempre per quanto riguarda la skincare, altro prodotto che secondo me un po' tutti dovrebbero avere nel nostro Vanity Skincare è un detergente che è veramente super semplice, ve ne parlo ormai da 5 anni credo. Questo qui è il CeraVe Hydrating Cleanser ed è un detergente idratante super basico, è un detergente che fa qualcosa di magico, ti lascia la pelle, cioè pazzesca, super glowy dopo che lo utilizzi, eccetera, eccetera. No, è semplicemente un detergente che fa il suo lavoro, quindi va a detergere il viso. Questo qui è perfetto se anche notate che il cleanser che state utilizzando, quando poi asciugate la vostra pelle, notate che la vostra pelle vi tiri. Questo qui credo che sia il cleanser che possa fare il caso vostro. E questo qui è un altro cleanser che consiglio sempre di avere perché non si sa mai se magari avete stressato troppo la vostra pelle, magari avete utilizzato 2850 prodotti esfolianti e la vostra pelle tipo lì che vi chiede pietà. Se dovete far riprendere la vostra pelle, se avete sensibilizzato troppo la vostra pelle, questo cleanser è il cleanser pazzesco. Costa pochissimo, la bottiglia è gigante, cioè vi durerà tipo 6 mesi, un anno in base a quanto lo utilizzate, se utilizzate altri cleanser. Diciamo che questo qui è il classico prodotto che è valido, non ti fa gridare il miracolo, ma fa veramente un ottimo lavoro. Poi per il price range pazzesco, quindi super super consigliato. Poi altro prodotto pazzesco che in realtà può essere considerato una new entry perché lo utilizzo solo più o meno da
due mesetti, è il mascara della discordia, ovvero il L'Oreal Telescopic Lift. È un dispiacere che questo mascara sia finito in questo, diciamo, dramma nella beauty community, perché poi alla fine è un buon mascara. E se cercate un mascara che abbia un prezzo abbordabile, ma che vada veramente a fare un bel effetto alle ciglia, questo qui è un mascara che mi sento di consigliarvi al 100%. La cosa che più mi piace di questo mascara è quanto questo mascara sia nero, ovvero se voi volete avere lo sguardo super definito, super nero, questo è il mio mascara preferito, perché riesce a proprio incorniciare le ciglia, perché ha un colore super nero, non lo so, pazzesco, volume ottimo, lunghezza alle ciglia, nonostante dia volume non le vada ad appiccicare troppo, ovviamente poi dipende da quanto voi abbiate le ciglia lunghe, se avete già delle belle ciglia, cioè questo mascara vi fa dei miracoli, se avete le ciglia corte come le mie dà comunque un bell'effetto, ovviamente se avete le ciglia corte come le mie bisogna anche avere delle aspettative rispetto a dei prodotti, ma questo mascara è veramente valido ed è in assoluto uno dei miei nuovi mascara preferiti, e per quanto riguarda il low cost forse il mio nuovo mascara preferito. E voilà, questi erano i miei prodotti top preferiti low cost, quelli che si meritavano una menzione in un video e che so che se andrete a comprare vi troverete bene, o almeno spero. Ovviamente il make-up e la skincare non sono molto soggettive. Non mi piace venire qui e fare una lista di prodotti, mostrarvene 30. Come detto all'inizio video, ogni prodotto viene sottoposto a tantissimi test e ovviamente io sono una, ho un solo viso, quindi posso provare un tot di prodotti, però già ve lo dico, sto provando altri prodotti low cost, ma li sto provando da tipo 2 settimane, quindi non mi sentivo di venire qui e dire ok, te li consiglio, ve li consiglio, perché voglio ancora vedere e continuare a vedere come si comportano, ma già ve lo dico, sto provando altri e tanti prodotti, quindi vi terrò aggiornata, ma per ora questi sono i prodotti top low cost che vi consiglio. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto un po' di compagnia come sempre, vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!